Uè ragazzi e bentornati! Oggi vedremo la tritacarne a bietta. Pesante black metal, infligge danno moderato con impatto elevato, attacco maelstrom, attacco pesante che vortica continuamente tenendo premuto il comando di fuoco alternativo. Se ve lo stesse chiedendo, quest'ascia è ottenibile tramite una serie di incarichi nei dungeon. Il mio consiglio maggiore è quello di affrontare appunto prima le cripte in modo da sbloccare l'inferno, poi fare l'inferno per successivamente sbloccare la grotta, poi ovviamente affrontare la grotta per sbloccare il labirinto. Ecco, tutte queste mappe andranno affrontate se no ognuna almeno 3 volte, sia perché otterrete degli eroi come ricompensa, sia perché otterrete questa tritacarne a bietta, che attenzione non è una falce ma è un'ascia. Un'ascia con l'attacco secondario spammabile. Quindi stordire o respingere un nemico riduce di 8% la tua salute attuale e infligge da 26 a 149 di danno base, a seconda della tua percentuale di salute mancante, in un raggio di 0,5 unità. Questo effetto si può verificare solo ogni 5 secondi. Sono andato a percarla con ovviamente tutti i danni critici, livello critico e danni, per cercare di infliggere il maggior numero di danno possibile. E cosa posso farvi notare in più rispetto al solito? Che è la prima ascia, diciamo, spammabile. Cioè, è un'ascia spammabile come la falce al vapore, perché continuerete a roteare su voi stessi, ma appunto non è una falce, è un'ascia. Quindi questa è la build che sono andata a utilizzare. Fonte di bioenergia, perché ovviamente avere una rigenerazione di scudo nel momento in cui queste armi ci tolgono la vita è davvero davvero importante, specialmente poi se andiamo a giocare con un'arma da mischia. Quindi fonte di bioenergia, colpi corrosivi, i colpi critici con armi da mischia applicano il 30% di trappola e tormento, e su questa falce vi sembrerà strano, ma è parecchio parecchio utile, in quanto voi colpirete gli zombie sì, ma non farete tanto caso a chi colpirete. Quindi se noi cerchiamo di infliggere il danno critico, nel momento in cui io passo magari in mezzo ai piccoletti e gli sciotto, i cicciotti rimarranno magari one shot, oppure con mezza vita, dipende come gli entra il colpo. Comunque i colpi corrosivi fanno in modo di finire pure questi abietti. Quindi lezione di anatomia, andiamo a incrementare il livello critico di spade, asce e falci. Dagli abissi, attenzione, un eroe nuovo, Ken Spadaccino, anch'esso ottenibile tramite i dungeon. Aumenta i danni da mischia fino al 44% in base alla tua percentuale di salute mancante. E questo è un pezzo nuovo che ho voluto aggiungere per questo video, in quanto comunque funziona con le armi black metal. È vero che poi andando a inserire aumenta sanguisuga vitale con attacco in mischia alla costruzione fino al 15% in base alla tua percentuale di salute mancante, andiamo a recuperare tutta la vita nel momento in cui io sono one shot. Ma raga, se non facessi così sarei perennemente con la vita al minimo, diciamo, e basta che mi spara un occhio bello, basta che mi push on taker, mi togliere un attimo lo scudo e sono praticamente morto. Quindi me la vado a giocare così. Nel momento in cui sono one shot entrerà il colpo che ipoteticamente dovrebbe togliere fino al 60% di danni in più, e in più aumenta i danni da mischia fino al 44% in base alla tua percentuale di salute mancante. Quindi abbiamo la perk sull'arma e la perk nella squadra. E infine trinciatore, le eliminazioni con l'ascia danno 11% di possibilità di ottenere rifroccheggiante, che aumenta i tuoi danni del 50% e la tua velocità di attacco da mischia del 32%. Comunque, seppur un'ottima ascia, io non penso proprio di utilizzarla al posto della falce al vapore, anche se comunque non è una falce, ha più o meno lo stesso utilizzo, no? In quanto comunque con la falce al vapore ho più stabilità con la vita, ho la perk che rallenta tutti i nemici, posso farla ad energia soprattutto, mentre questa può essere settata solamente o fisico o fuoco, come tutte le armi black metal. Però, tutto sommato, se non avete la falce al vapore, potrebbe essere un'ottima alternativa valida per il momento. Comunque raga, io ci tengo molto a ringraziarvi per essere arrivati fino a qui a guardare il video. Ci tengo comunque a farvi sapere che dal 28 novembre sarà disponibile nel negozio settimanale un predone metallico, ovvero un lanciatore black metal, un lanciarazzi per intenderci. Mentre il 5 dicembre torna nello shop la lama spettrale, quindi per chi di voi non l'avesse, mi raccomando, mettetevi da parte l'oro, visto che in questo periodo è facilissimo farmarlo, sia nei dungeon e sia con i vari boss, sfide settimanali, quest, incarichi, eccetera eccetera. Io raga vi ringrazio di aver guardato questo video, mi raccomando se avete domande fatemele qua sotto nei commenti, noi ci vediamo domani, bella bella!